Uomini e donne, Andrea potrebbe essersi visto con Teresa Langella lo scorso weekend. Andrea Dal Corso ospite oggi pomeriggio alla registrazione del Trono Classico, intanto, secondo le indiscrezioni, potrebbe essersi visto con Teresa. Non è ancora calato il sipario nella vicenda che coinvolge Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Dopo la mancata scelta a Uomini e Donne, i due giovani hanno continuato ad attirare l'attenzione del pubblico per una presunta frequentazione lontano dalle telecamere. Dopo settimane di indiscrezioni, ad oggi, non è ancora chiaro se il modello veneto e la cantante campana si stiano ancora frequentando. Andrea, però, sarà ospite nella puntata del Trono Classico che si registrerà oggi pomeriggio e alcuni fan hanno anche scovato nuovi particolari che confermerebbero la frequentazione con Teresa. Andrea e Teresa forse insieme durante lo scorso fine settimana. Andrea Dal Corso ha festeggiato il suo compleanno durante lo scorso weekend e alcune talpe del vicolo delle news hanno scovato particolari interessanti. Andrea si trovava, infatti, a Milano sabato sera, mentre Teresa era in Svizzera per una serata. Sembra che la napoletana, durante la sua esibizione, abbia cantato tanti auguri di Raffaella Carrà. È probabile che quel messaggio fosse indirizzato ad Andrea. Nella giornata di ieri, poi, il veneto ha postato alcune storie su IG in cui si mostrava febbricitante in hotel. Durante un video si sarebbe sentita una voce di donna in sottofondo. Il pensiero è subito andato a Teresa. Anche se non ci sono certezze, è probabile che la campana, di ritorno dalla Svizzera, possa essersi fermata a Milano dal 32enne. Fatto sta che la canzone cantata dalla Langella durante la sua serata a Zurigo lascia poco spazio ai dubbi. Resta da capire il motivo per cui il veneto sarà oggi a Uomini e Donne. Andrea sarà ospite durante la registrazione. È passato più di un mese da quando Teresa Langella ha scelto Andrea e da quando lui non si è presentato alla festa di fidanzamento al castello. Dopo il no, il modello veneziano ha avuto un ripensamento, tentando nuovamente di conquistare il cuore di Teresa, chiedendole di frequentarsi lontano dalle telecamere. Qualche giorno fa, Dal Corso e Teresa, ospiti del Trono Classico, hanno raccontato di essersi visti a Napoli per un paio di giorni, per poi litigare nuovamente in studio. Quello che è successo dopo non è dato ancora saperlo, ma dalle ultime notizie sembra certo che Andrea sarà ospite durante la registrazione del Trono Classico che ci sarà oggi. Il 32enne veneto ha dichiarato sui social di essere stato chiamato da Raffaella Mennoia, ma ovviamente nessuno sa ancora i motivi. Tra le varie tesi, anche quelle che vorrebbero Andrea come nuovo tronista, anche se appare improbabile visto che il programma finirà tra un paio di mesi. C'è chi parla anche di un nuovo confronto con Teresa, ma sembra che la bella campana non sarà presente alla registrazione e, dunque, anche questa ipotesi non sembra reggere. Soltanto oggi pomeriggio si saprà il motivo della presenza di Andrea.